Hey, ben ritrovati Randall Link, non torno su Yo-Kai Watch Puni Puni. E non l'avrei mai detto, nuovo evento per il torneo Budokai. Ed io sono contentissimo. Mi aspettavo un evento Scramble perché è davvero da tanto tempo che non ne vediamo uno. Ma ehi, nel torneo Budokai si farma che è un piacere. Nel giro di un'oretta e mezza a due ore, in base a quanto ci mettete a completare un match, potreste completare 100 vittorie al torneo. E 100 vittorie sono un mucchio di punti yokai, quindi il mio consiglio è, se non avete molto tempo durante il giorno di giocare, cercate di farvi un'oretta e mezza, due ore per il torneo di Yokai Watch Puni Puni, perché farmate che è un piacere. Quindi, io ho già un po' cominciato, ho già portato al massimo, purtroppo ho sbagliato però, il potere di danno e il potere di vita, e ho sbagliato perché purtroppo all'inizio se sei troppo forte ricevi un punto yokai, e invece era da fare più in là nel torneo. Comunque, quando vi verrà chiesto se scegliere uccelladro verde o rosso, voi scegliete verde se non volete essere aiutati da uccelladro e quindi evitare che il vostro avversario anche abbia un boost di potenza quando verrà a rubare, però se voi scegliete uccelladro l'avrete anche voi. Il mio consiglio è di, se non siete molto bravi a giocare, sceglietelo. Il boost di uccelladro però è a caso, quando c'ha voglia lui, quindi non sempre. Io per questa volta voglio provare senza. Però abbiamo diversi yokai buoni, tipo Orobonian eccellente, Golnian antico. E poi abbiamo quello che sembra essere Jokaira, ma si chiama in realtà Hakujakaira. Ovviamente c'è sempre un livello segreto che si apre solo dopo aver sconfitto Tenji Shienma. E Tenji Shienma compare a caso, quindi una volta che l'avrete sconfitto comparirà anche più volte nel corso del torneo. Lo sconfiggete e si aprirà lo stage segreto. Nello stage segreto c'è Busonno Rukka Soruka. Che problemi avete? Comunque sia, le quest sono semplici, ovvero giocare una volta l'attacco al punteggio, vincere un certo numero di volte il torneo, 3, 5, 10, 15. Sono facili, si fanno molto velocemente, insomma, è una stupidaggine alla fine. Comunque, prima di continuare, poi ovviamente continuerò per conto mio, perché quello che ci interessa sono le slottate. Oggi intendo farne un bel po'. E non ho monete, non ho soldi veri, cioè ci vorrebbero soldi veri lì. Però facciamo qualche slottata. Ho farmato un bel po' nel torneo, nel punitto precedente, no? Era l'evento che c'era fino a pochi minuti fa. E vediamo se riesco a trovare qualcosa di recente. Vai, spacchetta tutto. E abbiamo un rango S, che è di questo evento, molto buono. E un Burshof G-Pass. Cos'è quel nome? Non lo so, comunque sia lo andrò poi a provare per vedere se è uno yokai che non ho mai preso. O se è uno yokai evento. No, non credo. Oh, attenzione, tantissime palle dorate che ci danno. Oh, un doppia. Oh, lo ZZ! Oh, che goduria lo ZZ! Che questo ZZ è lo yokai dello stage segreto. Busonorukan Kasoruka. Mamma mia, che nome maledetto che hai. Però che figata! Mamma mia, che bello! Wow, cosa fa lui? Mi aiuta nella lotta contro Tenji Shienma, che poi serve ad aprire Tenji Shienma il suo stage segreto. Abbiamo anche un tripla S che è sempre dell'evento. E questo cosa fa questo piccottino? Mamma mia, questo che nome c'ha? Mi permette di rubare più facilmente ai nemici. Ok. Allora, un'altra slottata, dai. Ragazzi, tre slottate, vediamo un po' se anche questa terza slottata sarà propizia. Kurewa Masaka. Questo non è vero, non è possibile. E invece lo è, un'altra tripla S, lo stesso di prima, e ci viene in soccorso, wow. Ragazzi, un'altra slottata, poi proseguo per il torneo. Mi ci vorrebbe uno yokai che però mi aiuta a fare punti. C'è uno yokai che mi aiuta a fare punti, mio Dio, 4? Vai. Oh, ok. Oh, attenzione. Shurakoma da qualcosa. Buono, buono. Ah,
l'evento Sangokshi, è vero! Perché ho visto sul canale di Level 5 che è uscito un nuovo evento Sangokshi, quello dei tre regni. Allora, andiamo a vedere questo pass, perché secondo me questo pass è importante. Ah, il riccone! Ragazzi, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate rosicato vedendo le mie slottate. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!